Oh, ok, eccoci qua. Allora, finalmente possiamo andare a battere il capo balestra a Brock. Ma prima vediamo come stanno messi i nostri Pokémon, che li ho allenati fuori registrazione. Abbiamo Dendone e Sfrontato, che sono rispettivamente Rattata e Spiro, tutte e due a livello 9, e il nostro Blasty a livello 11, che può, penso che può bastare avanzare per battere Brock. Prima ci facciamo un bel giretto qui prima di andare a sfidare Brock. Anzi, ok, no, nel senso che qui non mi pare di ricordarmi che non c'è nessuno che dà oggetti o scambi di Pokémon, mi pare di no. Ah, questo è il tizio che dice: vuoi sapere cosa faccio? Ovviamente dice come funziona il repellente. Ah, come siamo messi con gli strumenti? Pozione 2. Quanti soldi abbiamo? 1975. Sì, che ne ho accumulati un po' perché. Ahia, ho sbagliato il pulsante. Ne ho accumulati un po' per. Appunto, per comprare un po' di pozioni tutti, sconfiggendo gli allenatori Bosco Smeraldo. Questa parte l'ho saltata per allungare troppo il video, per non annoiare troppo, magari con i combattimenti sia con i selvaggi che con gli allenatori. Andiamone 5. No, beh, un po' troppi. Ok, no, queste le pozioni. Qua c'è il museo, però non me la sprecare soldi per entrarci. Qualche oggetto nascosto? No. Niente, dai, andiamo a sfidare Brock, dai. Nostra prima medaglia. Via. Sì, questi ce li facciamo, che almeno anche gli altri due prendono esperienza. Azzo, l'11. Ah, ci proviamo, no? Se è veloce. Ma noi siamo attacco rapido. Buono, buono, buono. Bravo Dentone, bravissimo. Attacco fallito, bravo. Ah, gli facciamo poco. E non è andato giù, meno male. Proviamo con Sfrontato, posso tirare fuori i blasti subito. Dai. Prima volta ti riduco un po' la difesa, ancora. No, il turbo sabbia no, il turbo sabbia no. Ah, però è andato a segno. Pure brutto colpo. Scusate, ho appena finito di cenare. E mi è venuto su un piccolo rigurgitino. Come i bimbi. Oh, grande, dai, Sfrontato. Bravissimo. Bravi tutti. Dentone al 10. A posto. Buono. Adesso, senza che ritorniamo al centro medico, mettiamo Dentone. Anche se non lo usiamo Sfrontato, lo curiamo, che ci potrebbe essere utile da scudo umano, ma non penso, spero di no. Ordina.
Ok, mettiamo Blasti, ce la facciamo tutta con Blasti, dai. Ed eccolo qua. Sono Brock, il capo palestra di Plumbeopoli. Mio motto è determinazione e difesa di roccia. Ecco perché tutti i miei Pokémon sono del tipo roccia. Puoi ancora sfidarmi? Bene allora. Mostrami ciò che sai fare. Mandarti una tartaruga sparabolle a disintegrarti resistenza. Ecco quello che sappiamo fare. Ok. Allora, vai con Bolla. Ero fiducioso che lo buttavo giù subito. E invece mi sta dando di no. Allora, butto colpo e andiamo così. Buono. Eccolo. Ah, questa la vinciamo a mani basse, dai. Voglia. Sarebbe stata dura con Charmander. Vabbè, in quel caso se avesse vinto Charmander nelle votazioni, avrei utilizzato Butterfree fino a fargli imparare confusione e via. Buono, prima medaglia è fatta. Yeah! Buono. E ci dà pazienza. Potrei anche insegnarla a Blasti, che comunque sia come Pokémon ha un'ottima difesa, però non lo so, mo vediamo, dai. Intanto abbiamo vinto la prima medaglia. Andiamo a curare i Pokémon. E penso che questo video sarà piuttosto corto, perché volevo, ecco, solo sfidare Brock, prendere la prima medaglia e fermarmi praticamente a dove ci sta la sfida di allenatori prima di andare a Monteluna. Poi magari farò un video, no, magari faccio un video dove percorreremo insieme il Monteluna, ecco. È giusto per non renderlo troppo, magari, diciamo, noioso, anche se magari c'è, cioè, chi come me, a chi piace magari vedere, diciamo, dei gameplay dove anche c'è i giocatori che si mettono lì, magari fanno tutti gli allenatori, eccetera eccetera. Però dai, oggi è stato un video cortino e via, mi fermo qua. Può darsi che più tardi registro un altro pezzetto oppure la prossima volta. Intanto ci fermiamo qua. Perfetto. Signori, questo piccolo video finisce qua e niente, ci vediamo alla prossima, direttamente all'ingresso del Monteluna. Bye bye. Bye bye.